Buon salvone appassionati di Football Manager, io sono Alessandro, Luculus Games su YouTube e su Twitch e oggi siamo al nostro nuovo episodio con l'Athletic Bilbao. È una stagione che sta partendo col piede giusto, abbiamo però purtroppo all'orizzonte una doppia sfida veramente molto tosta perché incontreremo il 30 di questo mese il Real Madrid, almeno in casa, poi andremo qualche giorno dopo contro il Barcellona nella casa di la squadra probabilmente più forte di questa edizione, di questa Liga, perché il Barcellona ha una differenza reti, pensate un po', di 22 punti, il doppio della nostra differenza reti, che è la seconda miglior differenza reti di questa Liga. Ciò vuol dire che dovremo cercare di fare più punti possibili contro Getafe e Villarreal. Getafe sosta in ultima posizione, quindi dovrebbe essere anche una sfida abbastanza semplice. Preoccupiamoci però prima di questo Villarreal, che si mette in campo con un 4-4-2 con stile contropiede fluido. Ciò vuol dire che si allungheranno in verticale il più possibile cercando di sfruttare le ripartenze, però si comporteranno in maniera diversa quando attaccheranno nella parte sinistra e destra del campo. Nella parte sinistra troviamo infatti un'ala invertita che va a tagliare verso il centro, va a sfruttare quel buco che chiaramente lascia il centravanti che attacca la profondità. Tra l'altro qui c'è un terzino fluidificante che può sovrapporsi all'ala invertita che gli libererà il passo per andare fino in fondo e mettere un cross dove potrebbe poi arrivare Bacca di testa, visto che ha un bel colpo di testa, un range che va da 8 a 15 e colpirci quindi in questo modo. Dal lato opposto invece troviamo un terzino che si preoccuperà soprattutto di difendere, perché davanti chiaramente non potrebbe spingere visto che c'è un'ala che lo tappa un po', ala che però andrà fino in fondo sempre in verticale, sempre per mettere un cross, anche in questo caso probabilmente alto, ma volendo potrebbe anche metterlo basso perché c'è una seconda punta che gira intorno al centravanti col quale dialoga palla a terra. Ora il nostro obiettivo è quello di bloccare soprattutto il regista arretrato Santi Cazorla, giocatore di estrema qualità, possiamo già notare valori eccezionali in tecnica e in visione di gioco, ma una volta bloccato lui dobbiamo preoccuparci anche di bloccare sicuramente Ontiveros. Per il resto dobbiamo provare a metterci in campo nel miglior modo possibile e proprio per questo vediamo chi si è allenato meglio in questa settimana. E in questa settimana non ci sono delle grosse novità, troviamo anzi qualche volto che tende a ripetersi nel corso delle varie settimane di allenamento, ad esempio Unai Núñez, Iñaki Williams, questo terzo portiere preso dalle giovanili, Unai Simón, Larrazabal. Cerchiamo di capire però perché ci sono dei volti che tendono ad essere più pronti degli altri, sempre in allenamento. Beh, ci sono sicuramente due fattori, uno è l'età, l'altro è la personalità. Sicuramente il giocatore giovane, a dispetto del giocatore un po' più maturo, non ha vinto ancora nulla, vuole mettersi in gioco, vuole mettersi in mostra durante l'allenamento per cercare di scardinare le gerarchie. Però c'è anche il fattore personalità, è chiaro che una persona, anche se è più matura, anche se ha già vinto qualcosa, tende a dare di più perché glielo impone proprio il suo modo di essere. Ad esempio, vediamo questo Raul Garcia, che è un giocatore ormai di 33 anni, quindi chiaramente non ha più le risorse fisiche per dare tantissimo allenamento, anche se poi alla fine riesce comunque a prendere un 7,60, che comunque è un buon voto. Però, guardate qua, accelerazione 10, velocità 11, sta già crollando, ma è ovvio, appunto 33 anni, quindi non ce la fa più. Però comunque, grazie alla sua personalità, dà tutto per tutto in allenamento. Cosa che, ad esempio, il signor Benà, pur essendo un personaggio energico, non riesce a fare perché ormai ha 32 anni, ha un fisico comunque più debole rispetto a Raul Garcia, perché ad esempio l'integrità fisica che ti permette di durare di più nel corso degli anni è solo qui a 11. E ciò vuol dire che dobbiamo cercare anche un nuovo parametro da affiancare al valore dell'allenamento durante la settimana. E potremmo pensare sempre a un voto numerico, magari appunto alla media voto delle ultime 5 partite, per capire se effettivamente i giocatori che mandiamo in campo poi si meritano sul campo perlomeno di essere schierati. Andiamo in tattiche e vediamo a questo punto che, ad esempio, Larrazabal, che si comporta quasi sempre bene in allenamento, poi quando scende effettivamente in campo non è che dà proprio sempre il massimo. Nelle ultime 5 partite la sua media voto è del 6,90. Tenete presente che una media voto positiva è dal 7 in su, quindi potremmo dire che è quasi insufficiente. Mentre giocatori come Raul Garcia hanno una media del 7,62, Benà, altro giocatore che non si allena benissimo durante la settimana, ha una media voto del 7,60. Per cui da oggi in poi prenderemo in considerazione non solo il voto in allenamento, ma anche il voto in campo delle ultime 5 partite. Ciò però ci impone di cercare anche un voto di sbarramento, che non può essere però il 7,80, perché
è più facile avere delle medie voto alti in allenamento, mentre è più difficile che quelle stesse medie voto possano essere poi riproposte in campo. Quindi ora non ho ancora idea di quale sarà questo voto di sbarramento, sto pensando magari ad un 7,30, un 7,40, poi magari fatemi sapere anche voi cosa ne pensate. Ritorniamo però alla nostra partita Bilbao-Villarreal. Il Villarreal si mette in campo con il 4-4-2, vuole sfruttare i contropiedi, non vuole gestire il pallone, non ha dei grandi palleggiatori a parte Santi Cazorla. Noi invece possiamo schierare i nostri tanti palleggiatori, tra cui proprio Bena e Garcia, che hanno chiaramente una media voto molto alta delle ultime 5 partite. In questo modo possiamo anche mettere Muniain come mezzala, che è un po' più utile rispetto al regista difensivo, come per esempio abbiamo schierato in qualche altra occasione. Proviamo quindi a mantenere noi il pallone del gioco e speriamo, insomma, che ciò vada bene. Poi chiaramente nulla ci vieta di cambiare in corso d'opera qualcosa. Pau per Manu Trigueros, che può far ripartire il Villarreal. Fasi convulse dove le squadre chiaramente si stanno ancora studiando. Ntiveros prova a mettere Pepe a centrocampo, trova Mario Gaspar liberissimo di affondare. Attenzione, questa fascia è un po' debole. Gerard subito al tiro, ma Unai Simon riesce a parare. Ancora il Villarreal che attacca con Moreno sull'out di sinistra, poi Manu Trigueros, ancora Moreno che perde però il pallone e fa ripartire Raul Garcia, quindi la manovra del Bilbao che si distende, potrebbe mettere un cross Raul Garcia, prova a saltare l'uomo, mette la palla al centro per Iñaki Williams e c'è il gol del Basco, che non ti aspetti così dal nulla. Iñaki Williams alla sua prima occasione riesce a insaccare. Devo dire che c'era stato più Villarreal in questi primi minuti, ma la partita non è ancora finita, dobbiamo stare attenti perché questa squadra ha sicuramente le capacità per metterci in difficoltà. Calcio di punizione ancora per Bilbao, palla al centro e insacca chi, scusi? Núñez, credo. Dovrebbe essere stato Núñez, se non vado errato. Sta esultando un po' alla Maccarone, se non vado errato. Rivediamo l'azione. Sì, Unai Núñez, c'è stata una mischia. Sono saltati in tanti, però alla fine quello che ha colpito meglio è stato Núñez. Moreno ancora gestisce il pallone per Santi Cazorla, che potrebbe mettere un cross. Attenzione! Ontiveros per poco non riusciva a colpirci sul palo opposto. Mancano ormai 5 minuti più eventuale recupero. Il Villarreal continua comunque a spingere, anche se trova gli spazi adesso con Peña e Unai Simon si oppone. Ci sarà però calcio d'angolo per il Villarreal. Dicevo, il Villarreal sta spingendo un po' di più ancora una volta sul calcio d'angolo. Ci prova ma non è finita perché ha guadagnato un altro calcio d'angolo. E adesso ancora sul primo palo, attenzione pure Peña, prova a ribattere ma Raul Garcia riesce a difenderci. Devo dire che il Villarreal sta spingendo davvero tanto, sempre però solo con folate offensive, mai con un gioco costruito dalle retrovie, ed è questa stata la nostra fortuna in questa partita, proprio riuscire a prenderci il centrocampo centrale e non dare appunto la possibilità alla Villarreal di gestire il pallone in maniera tranquilla e serena. Villa Libre adesso punta in avanti per Muniain, che potrebbe saltare l'uomo e mettere un cross. Si dribbla l'uomo, mette il cross per Iñaki Williams, che però stavolta non riesce nel tap-in vincente. E la partita finisce 2-0 per noi. Athletic Bilbao ha sicuramente dominato sul piano del gioco, però ci sono state tante folate offensive del Villarreal che per nostra fortuna non sono andate in porto. Il Getafe si mette in campo con un 4-2-3-1, con la scelta però sbagliata di mettere il terzino fortificante dietro l'ala. Il terzino fortificante ha bisogno di un'ala invertita al più o di un attaccante esterno perché deve andare lui fino in fondo e mettere il cross. Però in questo caso viene tappato dall'ala che fa lo stesso movimento. L'unica cosa che mi viene in mente è che magari l'allenatore del Getafe ha messo un'ampiezza d'attacco in fase di possesso molto stretta, il che porta le ali a stare un po' più vicine verso il centro e lascerebbero appunto uno spazio laterale al terzino fortificante che, con l'ulteriore istruzione sempre in fase di possesso delle sovrapposizioni, potrebbe forzare la spinta del terzino fortificante. Non risolvono il problema perché il terzino fortificante non riesce comunque ad andare fino in fondo per mettere il cross, però potrebbero trovarsi vicini l'ala e il terzino fortificante almeno per dialogare un po' in fase d'attacco, quindi avremmo 1, 2, 3, 4 e 5 uomini in fase offensiva. Io, più che andare però a valutare chi si è allenato meglio in campo, valuto quest'altra situazione, ovvero il calendario. Dopo il Getafe abbiamo solo 2 giorni e poi becchiamo il Real Madrid. In più, andando a vedere la classifica, possiamo notare che il Getafe non solo è in ultima posizione, ma addirittura ha fatto la bellezza di soli 3 punti, quindi è una squadra evidentemente in difficoltà, è una squadra molto scarsa. Io, più che mettere in campo i migliori, questa volta metto in campo le riserve. Faccio un turnover completo.
Ci mettiamo quindi con questo 4-4-2, con il ritorno di Aduriz in campo. Aduriz è un giocatore che ha un minimo di tecnica, di controllo palla, di visione di gioco, di passaggi, quindi può fare volendo anche la punta completa. Chiaramente non può fare il centravanti perché non ha la gamba per attaccare la profondità. Ritroviamo anche un cambio in porta perché lo estremo difensore stavolta sarà Eyerin. Scendiamo in campo. Valenciaga per Vesga, Vesga per Valenciaga, il Bilbao è partito con il pio giusto, Cordoba diamanti per Aduriz che sbaglia però la conclusione. Calcio di punizione di Muniain, c'è un giocatore che però è crollato in area di rigore, ci dovrebbe essere evidentemente un rigore che batterà Cosè San, vediamo un po' dagli 11 metri San Cosè cosa combinerà il nostro difensore centrale che imposta, fa il gol del Bilbao che passa dunque in vantaggio contro l'ultima squadra della Liga Spagnola. Soria, il portiere del Getafe, va a rilancio lunghissimo a cercare Kennedy che però tocca male questo pallone. Ancora San Cosè, ancora l'autore del gol, del vantaggio di Bilbao, perde però palla, attenzione sul giocatore del Getafe che per poco non punisce il Bilbao. Mamma mia che errore di San Cosè. Calcio d'angolo, attenzione, traversa ancora del Getafe che si è svegliato il Getafe, quindi a questo punto mettiamoci in mentalità positiva, cerchiamo un po' di ridurre le folate offensive del nostro avversario abbassando il nostro baricentro. Eyerin per San Cosè che la gira poi a Yerei che la butta in avanti, ancora per Ivan Cordova che potrebbe accentrarsi, passare la palla a Muniain che salta l'avversario, di solito Muniain poi va al tiro e lo sbaglia e infatti è così, il solito copione di Muniain che fa tutto bene e poi arriva alla conclusione e la sbaglia continuamente. Attenzione al Getafe che va ancora al tiro, ancora una volta Eyerin si oppone, beh non è niente male la prestazione di Eyerin che in questa partita comunque sta facendo il suo e non è un portiere in forma perché questa è la prima partita se non mi sbaglio che fa in questa stagione. Mancano 5 minuti, il portiere del Getafe la butta in avanti a cercare Anghel, unico giocatore fermato però dal nostro difensore centrale che addirittura rilancia poi Villalibre in area di rigore, potrebbe chiudere la partita ma purtroppo lì per lì contro l'estremo difensore si fa ipnotizzare. Calcio d'angolo ancora per il Bilbao con Muniain un po' nervoso ma anche ammonito, palla sul primo palo, sbagliata completamente questo lancio, attenzione perché potrebbe ripartire il Getafe ma non ci fanno vedere più nulla. C'è invece Soria che va a rilancio ancora una volta, ancora in avanti per Arabarri che mantiene il possesso del pallone, poi la gira Maximovic, ancora Gheorghe Molina sulla tre quarti, va al tiro e Eyerin ancora una volta sicuro tra i due pali. Ed è finita una partita, diciamo, non bellissima da un punto di vista estetico, risolta tra l'altro su un calcio piazzato. Michel San Cosè su rigore ci ha portato i 3 punti. Ora, sunt lacrime rerum, incontrare il Real Madrid è davvero difficilissimo in generale, ma lo è ancora di più quando la squadra si rinforza, come in questo caso con Mendy, terzino fortificante fantasmagorico, che unisce qualità e quantità, ma soprattutto perché non sono messi male in campo, quindi non puoi sfruttare un evidente punto debole. Hanno chiaramente la possibilità di sfruttare le fasce, perché hanno attaccante esterno Bale e Hazard che andranno a tagliare verso il centro e lasceranno lo spazio appunto ai due terzini fortificanti, ma è anche una squadra che gestisce il pallone nella parte centrale del campo molto bene perché hanno giocatori che sanno mettere il piede ma sanno anche essere dei grandi palleggiatori. Modric sicuramente è il più grande palleggiatore della Madrid, ma anche Toni Kroos non scherza. Tra l'altro Casemiro viene messo come centrocampista difensivo, ma in realtà non è che si occuperà tanto di schermare Ramos e Varane, che sono già di per sé due difensori fantasmagorici, ma è anche un giocatore che ha un minimo di visione di gioco, di tecnica, di passaggi, quindi sa comunque far ripartire con qualità la manovra offensiva. Il Real Madrid non è una squadra come le altre, non ci azzecca nulla con quelle che abbiamo finora affrontato perché c'è una fitta rete di passaggi che riescono a sfruttare con i loro giocatori di qualità, ma soprattutto non hanno paura del loro avversario e si buttano in avanti. Guardate quanta intensità c'è nella parte della tre quarti e non ci sta una zona ben precisa, attaccano a destra, al centro e a sinistra e soprattutto si possono permettere di avere una punta che non deve nemmeno tornare indietro, l'uomo d'aria sosta in questa zona di campo e l'unica cosa che fa è aspettare di avere il pallone giusto da inzaccare. Come possiamo metterci in campo? Beh, prima di ogni cosa vediamo chi si è allenato meglio. A quanto pare dobbiamo ridare una nuova possibilità all'Arrazabal che ha continuato ad allenarsi pur essendo escluso, quindi addirittura ha migliorato l'intensità nell'allenamento. Questo ci permette di sfruttare 3 moduli, o il 4-4-2, che però significa regalare la parte centrale del campo al Real di Madrid, però a quel punto possiamo difenderci bene perché le ali sono basse, a differenza di un 4-3, che potrebbe comunque essere una possibilità, potremmo mettere l'incontrista a sbarrare, a proteggere i due difensori centrali e dare quindi libertà ai due attaccanti esterni,
o potremmo addirittura provare a metterci con un 4-2-3-1, quindi col trequartista, due attaccanti esterni, che sarebbe una scelta un po' azzardata, però in quel caso avremo una mentalità positiva e non offensiva per ribilanciare un baricentro in quel caso obiettivamente un po' troppo elevato. Vediamo i giocatori in campo che possiamo mettere anche in base alla forma fisica. Il Bilbao scende in campo con un 4-4-2, Iñaki Williams vicino a Codro che di testa ci ha fatto sognare e poi Larrazabal e Ibai Gomez, Benà, Dani Garcia a centrocampo, quindi un'altra volta dobbiamo escludere il fuoriclasse Muniain. Scendiamo in campo! Ed è subito il Real, come voleva si dimostrare, a gestire il pallone in questi primi minuti con Mendy, poi Casemiro che gestisce il pallone dalle retrovie, ancora Casemiro per Modric, troppo libero di passare poi la palla a Mendy che potrebbe mettere un cross, attenzione a questa opportunità dove Bale addirittura di testa riesce a portare in vantaggio il Real Madrid. Ancora il Real che spinge chiaramente la squadra con più talento in campo, anche se in questo caso danno la possibilità al Bilbao di poter gestire il pallone. Larrazabal subito in avanti per Ibai Gomez, grande aggancio in area di rigore, Ibai Gomez va al tiro, obiettivamente è un passaggio, ahimè, per Courtois. Martinez ancora in avanti per Larrazabal che può gestire il pallone, si accentra, la passa Iñaki Williams che trova lo spiraglio per Ibai Gomez che va al tiro e sbaglia anche questa volta Ibai Gomez. Iñaki Williams, gran stop di petto, può sfondare destro il Bilbao con Iñaki Williams che però perde il tempo di gioco. Lara al centro per Ibai Gomez e la terza conclusione di Ibai Gomez, tutte e tre sbagliate. Calcio d'angolo per il Bilbao con Ibai Gomez, palla sul primo palo, ancora una volta anticipato. Diciamo che il Bilbao adesso si sta facendo vedere con più sicurezza lì davanti. Lara per Iñaki Williams e anche stavolta c'è un semplice passaggio per Courtois, manca la cattiveria sotto porta. Calcio di punizione per Benà che la mette sul palo opposto dove Unai Núñez prova di testa ma nulla di fatto. Ibai Gomez gestisce il pallone indietro per Unai Simon che la rigira poi a Benà, Benà per Dani Garcia che la passa poi a Larrazabal che può attaccare la profondità, viene però fermato. Allora Dani Garcia ancora in avanti, sbaglia completamente il passaggio, può ripartire il Real Madrid con Bale. Poi Courtois, rilancio lunghissimo a cercare Jovic che fa la sponda per Hazard che sulla tre quarti si accentra, va al tiro ma non è un granché, quindi Unai Simons la recupera facile. Calcio d'angolo per il Bilbao, ancora sul primo palo, ancora Núñez e stavolta ce la fa Núñez. Non ci avrei più sperato sinceramente sul gol perché il Bilbao stava cominciando a spingere un po' di più, però ahimè sembrava sfortunata la possibilità di fare gol, sembrava una porta stregata quella del Real di Madrid e invece stavolta Unai Núñez ha ancora un gol di testa in questa partita e arriviamo a pareggiarla, ma ci sono ancora 45 minuti, c'è tanto ancora da sperare e da provare. Calcio di punizione per l'Atletico Bilbao, gol di Martinez, attenzione, attenzione, potrebbe essersi mutata l'andazzo della partita. Rivediamo un po', calcio di punizione a un altro colpo di testa, ma Benà, giocatore di grande qualità ed è per questo che io lo preferisco avere in campo, proprio perché riesce a pennellare. Ancora Capa, in avanti per Iñaki Williams, Mendy fa buona guardia, quindi Sergio Ramos, ancora per Hazard, che attende che la squadra salga, quindi Toni Kroos a gestire questo problema, ma lo perde sull'attacco di Dani Garcia, attenzione incredibile, recupero del centrocampo del Bilbao, palla al centro per Codro! Volée di Codro, pazzesca, fantasmagorico gol, alieno, gol di Codro, una volée incredibile, ma come è arrivata? Vediamo ancora una volta, Toni Kroos che non si spiega per quale motivo riesce a perdere un pallone facile facile e poi Dani Garcia, mamma mia, ricordiamo che Dani Garcia non è un giocatore di qualità, è un giocatore di quantità, non ha il passaggio, non ha il cross, però ha messo una bella pennellata per il suo compagno e il Bilbao è passato in vantaggio. Attenzione, io controllerei un attimo se ci sono ammoniti, c'è Capa che però è un terzino quindi teoricamente non dovrebbe farsi cogliere impreparato, la butta in avanti, Codro però viene anticipato, allora Unai Núñez ancora Benà, a questo punto potremmo anche abbassare un po' la spinta, abbassando un po' la mentalità, mettiamola in positiva perché ormai abbiamo due gol di vantaggio. Benà gestisce il pallone, potrebbe spingere, Benà la passa a Dani Garcia ancora per Ibai Gomez, ancora Codro, ma come gioca bene il Bilbao? Yuri potrebbe mettere la palla al centro per un colpo di testa di Larrazabal che purtroppo non è un granché. Già ammonito Hazard, riesce a mettere una palla male male, quindi può ripartire Bilbao. Capa, pericolosissimo passaggio poi per Larrazabal, ma in qualche modo evitiamo di perdere palla. Qui Mendy ha fatto fallo, era già ammonito, attenzione, il Real potrebbe andare in 10 e questo potrebbe svoltare definitivamente la partita. E così, Real in 10. Incredibile vittoria dell'Athletic Bilbao che passa pure in svantaggio al settimo con la rete di Bale, però poi viene completamente fatta la remontata del Bilbao, vinciamo 3-1.
tocca entrare dentro la casa del Leone. Il Barcellona è la squadra più in forma della Liga, vincendo oggi contro il Bilbao potrebbe allungare sul Real Madrid, quindi sul diretto avversario. Real Madrid che è stato fermato nella precedente situazione proprio dal Bilbao, che però oggi giocherà la parte dell'agnello sacrificale. Anche in questo caso troviamo un avversario che si mette però molto bene in campo, 4-2-3-1, ancora più offensivo rispetto a Real Madrid, ancora più giocheranno sulla tre quarti. Attenzione, hanno 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 uomini d'attacco, perché ci sarà il centrocampista offensivo che va a supportare l'attaccante che pressa Suarez, che si muoverà tantissimo in ogni direzione, ci sono i due attaccanti esterni che vanno a tagliare verso il centro e poi ci sono i due fluidificanti che vanno a sovrapporsi e possono a loro volta spingere fino in fondo, proprio perché gli viene lasciato spazio dall'attaccante esterno. La differenza tra il terzino fluidificante e l'esterno completo è minima, entrambi i giocatori vanno a sovrapporsi in avanti, però diciamo che l'esterno completo ha un raggio d'azione un po' più breve, diciamo che più o meno questa situazione qua, mentre il terzino fluidificante va proprio cost to cost, si fa tutta la fascia. L'unico modo di metterci in campo per quanto ci riguarda è il 4-4-2, tutti i giocatori che sono allenati bene questa volta possono scendere in campo, compreso Larrazabal, che nell'ultima partita ci ha completamente stupito, mi ha completamente stupito. Quindi in avanti ancora Kodro, Williams. L'unica nota negativa di questa parte di stagione è che al solito c'è fuori Muniain. Scendiamo in campo e si parte subito con un rigore. Rigore per atterramento di un calciatore, quindi vai Gomez dal dischetto. Attenzione che vai Gomez potrebbe non essere proprio precisissimo. E infatti lo sapevo io, ma perché? Perché illudermi con un calcio di rigore che mi sbaglia Ibai Gomez? Io devo un attimo capire questo Ibai Gomez, ma non ci sta un rigorista in questa squadra. Rigori 13, freddezza 12, ci sta a sbagliare. Ter Stegen va al rilancio corto per De Jong, che gestisce ancora il pallone in basso per il Barcellona. Poi Jordi Alba viene fermato da Larrazabal, che vedete però gli abbiamo dato la possibilità di giocare, gioca anche bene il ragazzo. C'è il gol di Kodro, addirittura in vantaggio l'Athletic Bilbao. Stavo dicendo, forse comincia a funzionare questo fatto di centellinare comunque le presenze durante l'arco della stagione. Messi riesce a trovare lo spiraglio per passare a Suarez e c'è il gol del pareggio del Barcellona. Io lo sapevo che non poteva durare obiettivamente. Messi, che in un primo momento aveva anche avuto qualche difficoltà, guarda qua, c'è un contatto con Yuri che però poi si blocca stranamente e permette a Messi di rimettere la palla in avanti per Suarez, che tira una staffilata diagonale, il portiere non può fare nulla e c'è il pareggio del Barcellona. Rimessa laterale per il Barcellona con Vidal, che perde l'occasione di mettere un cross, viene aggredito, poi Naki Williams è partito, attenzione sul lato destra, non lo ferma nessuno Naki Williams, ha sbagliato il tiro, doveva semplicemente tirare bene in diagonale, se fosse stato Suarez avrebbe fatto gol. Sergi Roberto a spingere sul lato destra, viene però fermato in un primo momento da Gomez, che però si ferma a sua volta e lascia la possibilità al giocatore del Barcellona di proseguire l'occasione offensiva. Griezmann in area di rigore, mette la palla al centro per Suarez e c'è il gol purtroppo della vittoria della Barcellona proprio nei momenti finali di questo primo tempo. Devo dire che siamo stati un po' sfortunati, se quel rigore l'avessimo segnato forse la partita sarebbe stata cambiata, ma ancora una volta quello che noto è che i giocatori mettono la gamba e poi la tolgono, non capisco per quale motivo. Poi Suarez chiaramente è letale nell'area piccola e quindi il Barcellona giustamente passa in vantaggio, le qualità sono completamente diverse. Larrazabal in avanti per Iñaki Williams, che prova a dribblarsi l'uomo, potrebbe mettere la palla al centro per un compagno, non arriva poi Dani Garcia, Ibai Gomez, e stavolta Ibai Gomez si rifà dell'errore dal dischetto e il Bilbao pareggia al 47esimo. Iñaki Williams è difficile da fermare, guardate ancora una volta che gran contrasto, si dribbla proprio il giocatore, non perché è bravo a dribblare, ma proprio perché ha una spinta in più. Poi Ibai Gomez lì davanti era da solo e non poteva non sbagliare, se avesse sbagliato l'avrei punito con brutte pene. Yerey a gestire il pallone dalla difesa, la passa in avanti subito a Kodro, che però viene anticipato, quindi Rakitic, gran stop di petto, poi la palla per Arthur, grande promessa del calcio blaugrana. Griezmann in area di rigore, attenzione a non buttarlo giù, non regaliamo un rigore, palla al centro per Messi e c'è il gol chiaramente dell'alieno del Barcellona, 12ª rete stagionale su assist di Griezmann. Chiaramente in avanti loro hanno degli attaccanti che sono letali, purtroppo non gli devi lasciare un minimo di spazio a Messi e Suarez. Rivediamo Griezmann, che capisce che non può offendere perché ci sono due giocatori su di lui, la mette poi al centro, Messi ha un senza palla pazzesco, si dribbla ben tre giocatori in area di rigore e con un semplice movimento e quindi va in vantaggio ancora una volta il Barcellona. Dani Garcia a gestire questo pallone per il Bilbao, siamo sul 2-3.
E poi c'è il tiro di Naki Williams, completamente sbagliato. Il Barcellona gestisce la palla con Rakitic, poi ancora Griezmann, ancora Jordi Alba. Preferisce gestire di più che offendere in questo preciso momento il Barcellona con Piqué, che poi incespica sul pallone, la recupera Dani Garcia. Attenzione però che Dani Garcia non è un gran giocatore, dovrebbe passarla a qualcuno che sa tirare in porta, e lo fa perché la passa in Naki Williams, e c'è il terzo gol del Bilbao. 3-3 tra Barcellona e Bilbao. Partita pirotecnica, tennistica, ci stanno errori e ci sono azioni incredibili, offensive da ambo le parti, con Dani Garcia in questo caso che molto intelligentemente mette la palla al centro. Devo dire che Dani Garcia è uno di quei giocatori che mi sta stupendo, perché non hanno delle doti particolarmente eccelse, però in campo riescono a dare qualcosina in più. Attenzione adesso perché il Barcellona sul calcio d'angolo poteva andare in vantaggio, ma l'azione non è ancora finita. Messi in area di rigore, va al tiro, e vabbè, ho capito, ma è un gol pazzesco, ma l'ha messa sul palo opposto, il portiere non l'ha manco vista, secondo me. Mamma mia che gol, mamma mia che gol. Rivediamo il calcio d'angolo di Messi, poi De Jong la dice, Messi riprova che tu puoi farcela. Si salta l'uomo Messi, in realtà non ci ha neanche provato il difensore, il portiere però si butta a terra senza neanche provarci, è come se avesse avuto paura, avete visto, si è buttato così da solo, non è che è andato verso il pallone, si è buttato sul lato opposto, non ha senso questa cosa, non ha assolutamente senso, peccato. Ter Stegen al rilancio a cercare ancora Messi, che può gestire adesso il pallone in rapidità. Messi ancora in progressione, salta l'uomo, la mette bassa per Sergio, che a quel punto chiude definitivamente la partita, e con questo gol di Sergio Busquets finiscono i rimpianti. Se sul 4-3 diciamo che forse eravamo stati un po' sfortunati anche per un rigore sbagliato, in questo caso non possiamo dire nulla. Messi ha fatto il solito fenomeno, Busquets l'ha piazzata sul palo opposto. Devo dire che questo Unai Simon, sebbene abbia del potenziale come portiere, purtroppo non è un fenomeno e diverse volte ha commesso qualche errore di troppo, non è proprio un gran portiere. Ancora Arthur per Sergio Busquets, e ormai la partita è nelle mani del Barcellona, che può fare quello che vuole. Messi ancora in avanti per Griezmann, grande aggancio, il tiro di Griezmann, e c'è persino il sesto gol di Griezmann. Ormai il Barcellona dilaga. E niente, il Barcellona ci ha impartito una dura lezione di calcio, 6-3, risultato rotondissimo, anche se c'è da dire che fino al 72esimo più o meno ce la siamo giocata ad armi pari. Certo, il rigore sbagliato ha influito, però alla fine, alla lunga, hanno vinto sicuramente i giocatori più forti che erano in campo. E con questa classifica comunque molto positiva del Bilbao, che si trova al terzo posto a sole 4 lunghezze dal Barcellona e una sola lunghezza dal Real Madrid, possiamo anche salutarci qui. Vi ricordo che il mio obiettivo personale è arrivare a qualificarmi nella zona Champions, mentre per quanto riguarda la nostra società vuole un posto in Europa League. Vi saluto, buon proseguimento, al prossimo video di FM.